Eccoci, ha richiamato la signora che aveva fatto la telefonata iniziale, ha detto Ah, non abbiamo risposto a tutte le domande, ha detto ricordane qualcuna perché me lo quelli che sono ricordo. nati sul posto a Belluno, all'alluvione, cioè cosa fate per questi? Una delle domande era questa qui che ha fatto la signora da Annone Veneto, Ha detto per i nativi del Veneto cosa fate per loro? Niente? Cosa, beh, cosa, in che senso cosa facciamo? È Cosa chiaro fate? che non è Niente. che facciamo in base a quello che possiamo fare, anche io non sono ovviamente della giunta regionale, non so, non scendo dal caso specifico, però io vorrei che nella nostra regione, per esempio nel Veneto, visto che è una regione che produce Sta molta rispondendo ricchezza, da politico in no, questo no, rispondo momento. da cittadino e anche da politico, ma da Io da cittadino, politico io che vorrei tanto che chi vuole, nel Veneto è una zona molto, è un paese molto laborioso, un territorio dove ci sono tantissimi, anche questi giorni ho incontrato imprenditori che avrebbero voglia di fare, darsi da fare, ma fin tanto che siano mortificati, quindi non riescono, no, devono, poi uno mi ha detto io voglio andare via, però mi spiacerebbe andare via da questo mio territorio, da questa mia regione, fin tanto che sono mortificati da tutto un sistema che vede che chi produce ricchezza come nemico e non come alleato, come amico dello Stato. E cosa vuoi che facciamo? Ormai la tassazione è a un livello Certo, va infinito. bene. Quindi la cosa migliore da fare per avere risorse qui è cambiare il sistema, fare sì che le aziende rimangano qui e quindi ci vuole una rivoluzione del sistema Bettolo, stesso, che il sistema oggi è riformabile. prima di passare alle telefonate, eravamo nel ragionamento che aveva iniziato il professor Marcas, dove vanno a finire tutti questi bambini? Sicuramente verranno riconosciuti, verranno, ma tutti quanti, oppure c'è anche lì diciamo, un interesse per ovvi motivi che abbiamo già citato e mi auguro non siano quelli? Ma sicuramente ci sarà tutto un giro di legalità che va a alimentare tutto questo fenomeno che è gravissimo. Io penso che comunque la politica abbia delle grandi responsabilità, nel senso che questo fenomeno che sta succedendo cioè, comporta una situazione straordinaria che il nostro paese sta vivendo e a mio avviso se io fossi ministro dell'Interno andrei lì nelle coste e finché non si trova una soluzione non mi muoverei Bravo. a sbattere i pugni in Europa da qualunque parte, ma io finché ogni giorno aumentano questi Ora, sbarchi quando vedi e queste io non immagini qui, riesco, davvero è lui deve andare terribile. lì e stare lì con la cooperazione internazionale, fare tutto il possibile perché a nessuno piace vedere che la gente muoia e penso che umanamente abbiamo tutti il rispetto per la persona, ma qui a sfruttare le persone per alla fine a arrivare e ad alimentare tutto un giro di illegalità, questo assolutamente non è accettabile perché dopo la doppia responsabilità sta che il fenomeno non solo ti arrivano qua, ma dopo tu non li sai neanche gestire, perché nel tempo queste persone molto probabilmente andranno a ulteriormente alimentare tutto un sistema di illegalità, pensiamo alla droga, a tutto quello che gli va dietro, a un sistema comunque, lo vediamo anche nelle nostre città qui, a partire da Padova piuttosto che altre realtà. E quindi noi abbiamo una grande responsabilità, perché i ragazzi di 20 anni, 25 anni, per come la concepisco io, la dignità della persona dovrebbe essere messa in moto di lavorare, darsi da fare e costruirsi il proprio Certo. futuro. Nel momento in cui non sappiamo in grado, abbiamo delle doppie responsabilità, sia nei confronti di chi la produce, ma anche dopo per un buonismo che non diventa capacità di poi di mettere in azione queste persone. No, non so. Scusami, ma No, le però telefonate, vado a ci vuole, cambiare le sì. telefonate, telefonate e poi vengo. No, io sono rimasto molto sconcertato, molto preoccupato dal ragionamento fatto dal professor Manocasi perché davvero non ne parla nessuno di questi ragazzi che arrivano non accompagnati, che fine fanno. Nessuno ha fatto un'indagine, nessuno è andato a controllare. Davvero, stanno zitti tutti. Non so per quale motivo, vengo presto, passo le telefonate, Sì, su però questa cosa è dei bambini volevo dire anche io inquietante. qualcosa. Vabbè, però la trovo inquietante, scusatemi, così non ci avevo pensato, però la trovo inquietante. Sentiamo la telefonata. Pronto, buonasera, con chi parliamo? E da dove? Pronto? Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Mi chiamo Valentina, siamo da Vederago. Allora, se sta più vicino il telefono e abbassa il televisore, noi la sentiamo meglio, prego. Abbiamo sentito a Ok. Vedelago, non ho capito il nome però. Prego. Valentina. Ok, volevo chiedervi, no? Buonasera intanto. Buonasera. Buonasera a tutti. Volevo chiedervi soltanto, ma come si fa? Io non sono razzista, voglio bene a tutte le persone del mondo, però non è giusto accettare persone che vengono di là e poi si trovano persone italiane con famiglie a carico, come sono io, che ho avuto problemi. Mio marito è stato in disoccupazione senza lavoro, sono in affitto, 480 euro al mese che prendeva,
sono andata in comune a chiedere un contributo che mi aiutassero per l'affitto e mi rispondono che i soldi non ne hanno, e poi ti trovi dentro al comune pieno di extracomunitari e si vedono che li aiutano. Perché mi dicevano, signora, suo marito ha un reddito di 800 euro al mese, però 480 euro vanno di affitto. Con tre figli, uno di 3 anni e 2 che mi vanno alle superiori, e bollette da pagare, mi dica lei cosa bisogna fare. Certo, le risponderemo anche alla sua domanda. Sentiamo un'altra, grazie alla telefonata, signora, sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, sono Massimo, da Ponte San Nicolò. Provincia di Padova, prego. Ecco, niente, volevo dire una cosa solo. Io ho girato tante fabbriche cercando lavoro, ho 56 anni. Tutti mi hanno detto di no, preferiscono assumere tramite agenzia solamente interinale e basta. L'altro ieri mi è arrivata una cartella dell'Equitalia, 500 euro a pagare, l'ho presa, l'ho messa in una busta, gli ho messo un foglio di carta, ho scritto pagatela voi, sono senza lavoro. L'IMU non la pago, la TASI non la pago, non pago niente, pago solo Enel e acqua. Quando troverò lavoro forse pagherò qualcosa. Certo. Proprio nessuno assume. Italiani. Certo, è ecco, un problema. Il problema è che non è un caso, è un caso. Che sono migliaia così oggi, casi. Questo è il problema. Certo, risponderemo. Che il governo deve capire. Un altro aspetto su cui credo vada perché qualcuno più esperto, ma se io vado con mio figlio in un paese del Nord Africa, se non ho i documenti che attestano che è mio figlio ed è c'è un documento di riconoscimento di identità, io non entro in quel paese e il minore non entra in quel paese. Noi in Italia evidentemente su questo abbiamo le idee. Sentiamo la telefonata. Pronto, buonasera, con chi parliamo, da dove? Pronto? Sì. È caduta lì. Mi aveva chiesto. Ah sì sì, no, le pronto, mi sentite? Perché io sento malissimo. Ecco, la sentiamo, sì, prego signora. Bene, benissimo. Volevo. Come si chiama e da dove chiama? Sì, chiamo da Ferrara. Prego. Io volevo ringraziare innanzitutto TV7 perché è l'unica emittente che si occupa veramente di questi problemi e anche ripetutamente, quindi io faccio i complimenti a lei come presentatore e anche all'editore, soprattutto. Ecco, quindi vi ringrazio anche perché mi date la possibilità comunque di dire due cose. Sono poche quelle che posso dire perché il tempo, però le dico. Volevo riallacciarmi ai discorsi che hanno fatto i vari interventi dei signori che sono lì presenti. Volevo fare, appunto, siccome io ho lavorato con assistenti sociali, educatori, eccetera, per tipo di lavoro che io ho svolto per la mia attività, io facevo parte delle forze dell'ordine, adesso sono in pensione. Quindi io come ex divisa, così ci definiamo, ho visto di tutto e di più e ho visto il peggio del nostro paese, che fra l'altro io continuo ad amare moltissimo. E quindi io vi posso dire che dietro a questa immigrazione che non ha nessun senso, ci sono non solo tutte le mafie, tutte, ci sono tutte, ve lo posso garantire. E io ve lo posso dire perché ho vissuto in prima persona. Ma c'è anche un'altra cosa che forse nessuno di voi ha focalizzato, cioè c'è il fatto che loro, sapete che c'è la legge islamica, più che altro sono islamici eccetera, e c'è la Sharia, per cui loro questo paese l'hanno preso come porta per entrare e per islamizzare non solo tutta l'Europa, perché questa è una cosa veramente che loro fanno e la fanno programmata a tavolino. Io avevo anche le prove di questo, chiaramente. Quindi non c'è solo un disegno per mandare alla disperazione noi, che naturalmente non siamo in grado di reggere un urto così biblico, per cui io vi dico, e soprattutto mi rivolgo al signore del PD che ancora parla con molta nonchalance di flussi migratori, no, qui non ci deve essere più nessun flusso migratorio, dobbiamo chiudere i canali, dobbiamo chiudere tutto, aerei e tutto quando ci sta, perché noi vogliamo sapere chi sono, da dove vengono e soprattutto non ne dobbiamo accettare più, perché
fra qualche anno loro saranno tanti, tanti, tanti di più, perché mandano appunto anche bambini, chiaramente, logico, bambini non li puoi restringere. E noi che siamo, siamo ormai un continente stanco e anche molto vecchio, questo è uno dei disegni che hanno in mente questi poverini, poverini, certo, poverini. Ha capito? Pensateci bene, perché fra qualche anno noi saremo nelle riserve come gli indiani Sioux, se tutto va bene, perché potrebbe andare anche molto peggio. Vi grazie, grazie signora, presso tutte le risposte, quella decente che volete rispondere, sì, in più queste che ti coinvolgono, le telefonate. No, io capisco evidentemente la preoccupazione che hanno in tanti e anche la preoccupazione che ha la signora che ha appena telefonato. Poi però spingersi a dire che c'è un progetto di islamizzazione dell'Europa e che dietro, insomma, ai flussi migratori ci sia come un disegno comune, credo che sia realmente eccessivo. È uno dei tanti disegni. No, è, no, non è, c'è nessun disegno, perché sappiamo benissimo che neanche... Come fai a dire neanche, che non c'è? Neanche, è uno, allora, dei tanti, scusa, disegni, lo hanno dichiarato. Chi era il democratico che non riusciva, sì, a far parlare ti sto dicendo che l'altro hanno ospite? Allora fammi sviluppare il ragionamento e poi avrai modo di controbattere se non sei d'accordo. Allora. Gli islamici non sono neanche in grado di darsi un coordinamento unico per quanto riguarda la loro religione, perché hanno i diversi imam, hanno i diversi culti, non hanno la capacità di fare una sintesi come per esempio, funziona per il cattolicesimo, no? Secondo te c'è un disegno comune dell'Islam per organizzare dei flussi migratori e islamizzare l'Europa? Cioè, siamo veramente di fronte a una dietrologia che non ha nessun, no, nessun tipo, scusa, nessun, attimo, nessun tipo, scusa, nessun tipo attimo, di, sei troppo di, giovane di rigore logico per che pensare che ci sia un disegno non saranno, ci sia un disegno. Noi non arriveremo a quei cannoni, saranno i ventri delle, sì, nostre donne a conquistarvi. Quindi sono dichiarazioni, okay, fatte 40 anni fa, sì, sì, sì. Sei troppo giovane per non aver capito che ci sono questi disegni. E ci sono, okay, assieme, allora, a tante altre cose, e allora, sono dichiarazioni, allora, fatte, ma sono persone, storiche. Allora, le persone che arrivano dall'Eritrea, scusa, e dalla Siria... Non può essere attualmente più un interesse economico, più delle mafie, più che un interesse... Cioè, economico. Non vengono, sono tanti, scusa, c'è anche questo. Ragionamento. Allora, quelli che vengono dall'Eritrea e dalla Siria non vengono perché là si ammazzano e perché vogliono vedere, vedi, la possibilità di avere un che c'è anche questo, un minimo di dignità nella propria vita. C'è la cercano in Europa. E no, non vengono perché c'è qualche imam che, comunque, secondo un disegno comune finisce li costringe poi, o li convince ad andare in Europa e islamizzare. Ecco, io credo che, insomma, potrà anche esserci qualcuno che è convinto di questo e non c'è dubbio, però credo che sia una questione marginale all'interno dei flussi migratori, che evidentemente sono dettati dall'esigenza di mangiare, dall'esigenza di avere, di uscire da una situazione di conflitto che caratterizza molte zone del Medio Oriente e dell'Africa. Questo mi sembra evidente. Ritornando al ragionamento che facevamo prima sui 6.500 minori, è un ragionamento che evidentemente bisogna fare con forza, perché spesso noi vediamo appunto i numeri delle persone che arrivano, ma non ho mai visto tanti servizi che spiegano poi quello che vanno a fare le persone che arrivano in Italia. Mi piacerebbe ogni tanto, no, che ci fosse qualche approfondimento rispetto ai percorsi che poi queste persone fanno, quanti si fermano, quanti poi riescono ad arrivare in altri paesi dell'Unione Europea, eccetera, e anche per quanto riguarda questi bambini. Anche se mi viene da dire, se ci fosse un come dire, la possibilità che ci sia un traffico d'organi piuttosto che un rapimento, perché poi di fatto si tratterebbe di questo, di minori ad opera delle mafie, credo che qualche inchiesta, qualche sospetto l'avrebbe fatto emergere. Se nulla di ciò è mai venuto fuori è perché evidentemente no, è perché evidentemente a me stupisce, no, perché il fatto, allora, che se nel 2014 se, non se nel 2014 no, dai, non c'è un giornalista, dai, non è da te, non puoi dire blogger, che se un argomento, no, non se ne parla vuol se dire che non esiste. Nel 2014 non c'è un giornalista, se non se ne parla vuol dire che si vuole tenere coperto. Ma chi lo vuole tenere coperto con l'informazione? Ma che lo volete tenere coperto? Ma scusa, un freelance, un giornalista, un qualcuno che gli viene il sospetto, non riesce, se c'è un fenomeno, se c'è un fenomeno dai Dario Alpi, non è stata una ammazzata così che grande aveva, come che aveva messo le mani su qualcosa di concreto, in qualche modo dai, far emergere un sospetto, se non Mauro che se esiste il fenomeno, detto, è sei marginale, troppo, no? Giovane per conoscere la storia di questo complicato e sporco paese, troppo, sì, giovane, okay. Perché, vabbè, quando mi parli di Mauro De Mauro e mi parli di Ilaria Alpi e di tanti altri, vuol dire che le mani su qualcosa le avevano messe, e quando tu compri la gente perché stia zitta, o quando ti compiaci di determinati giornali, di determinate televisioni,
scusa, sì, sai, io sarò pure giovane, non però puoi sono dire cresciuto, che se non se ne parla, sono cresciuto, vuol dire Manzolini, che il problema non esiste. Manzolini, se sono se cresciuto parla, nell'era digitale. Non se ne vuole parlare a porta. Sono cresciuto nell'era digitale dove so che l'informazione è libera. L'ha dimostrato anche il Movimento 5 Stelle, su cui non vado d'accordo su nulla, ma cioè, hanno i loro canali di informazione, riescono a veicolare una loro informazione. Scusa, per cui è evidente che fino a poco tempo fa sempre detto che siamo sotto una dittatura mediatica. È evidente che grazie a internet, grazie a comunque un pluralismo che comunque è garantito in questo paese, che con tantissimi organi di stampa e mediatici come quello in cui ci troviamo questa sera. Ma non so se tu sei abituato a leggere solo la Padania, però è evidente che grazie alle televisioni come questa e grazie alle televisioni private forse riusciamo a avere un po' cerchiamo di non spararle troppo grosse, perché poi ci si rende ridicoli di fronte a lo facciamo finire, per cortesia, l'ha interrotto molto, prego, presto terminiamo, finiamo con 100, poi posso garantire che non c'è libertà di stampa, bravo, e non c'è libertà di informazione, punto. Cioè, allora Travaglio, se vuole fare un articolo su questa cosa qua, non lo fa? Che si è comprato il suo giornale con Gomez e gli altri? Sì, ho capito. Ma cioè, non è che Travaglio, poveretto, allora Travaglio è un commentatore, non fa inchieste. Allora, l'informazione costa. E l'informazione, per fare questa informazione, una azienda deve dissanguarsi. E noi siamo sudati correnti, è l'attività curiosa di alcuni giornalisti che abbiamo, che riesce a grattare il fondo e capire dove stanno andando le cose. Allora, ci sono delle navi ospedale che fanno trapianti di qualsiasi organo, basta che paghi. E non ho mai visto sul giornale, né Corriere della Sera, né su Repubblica, né sull'Unità, che abbiano fatto una cosa di questo genere. Che siano andati lì e abbiano cercato di capire. Arrivi con l'elicottero, non attraccano mai e ti puoi cambiare, far mettere qualsiasi tipo di organo. Ma ci sono delle cose che non interessa a nessuno. Allora, perché devono andare? E seconda cosa, siccome l'informazione costa, la problematica più grossa è che c'è un signore che ha il monopolio dell'informazione perché ha il monopolio del mercato. È vero. E allora questo non parla, io non ho mai visto sui canali di Berlusconi parlare di problematiche di questo genere, ma soldi ne ha, ma la valanga è un uomo che è stato pesato a 8 miliardi di euro come capitale personale. Benissimo, sono contento, sono dalla parte sua. Ma se tutto il 99% delle risorse del mercato pubblicitario sono in mano a 2, massimo 3 emittenti, che sono Rai, che ha il canone e poi va sul mercato a raccogliere la pubblicità, e questa è la schifezza più grande di questo mondo, perché deve scegliere, o prende il canone, ed è un'azienda che al 1° di gennaio sa già che bilancio farà al 31 dicembre, perché sa che è quello il canone. Seconda cosa, falsifica anche l'informazione, perché dice che è il canone Rai, che non è canone Rai, è la tassa sul possesso del televisore. Posso dire una cosa? Prego. A proposito di questo, c'entra poco con questa trasmissione, ma c'entra col discorso che ha detto lei, professore. In un viaggio in Sud America mi è capitato, dalle parti delle Ande del Perù, assieme a uno che cercava fossili e altre cose, di dire: guarda che gli indigeni, gli indios, non vogliono che andate là. E dice: perché? Perché ci sono i pistacos, loro li chiamano pistacos, dicono che sono dei bianchi, dicono che vengono con delle avionette, possono essere russi, possono essere americani, e portano via i bambini. Certo. Cercano la placenta per casi di cosmetici e li portano via per trapianti d'organi. Allora, su questo, devi andare in un posto del genere per sentirtelo dire da un indigeno che succedono queste cose, e non esiste un'indagine mondiale su questi fatti, punto di domanda. Quindi mi riallaccio su quello che sta dicendo, allora, e sul fatto che se non se ne parla non vuol dire che non esistano. Le posso dire per esperienza personale, questo lo dico per che in Colombia mia moglie è colombiana, quindi le cose le conosco. In Colombia hanno bloccato l'adozione da parte degli Stati Uniti. Perché quando i bambini vanno negli Stati Uniti non si sa che fine faccia.
Sì, beh, proprio... E glielo dico per esperienza, perché ho avuto esperienza personale in questo senso. Sì, hanno bloccato, hanno cambiato la legge, hanno creato delle situazioni infatti, molto c'è stato, precise. Questa è la ragione, io ho seguito le adozioni internazionali quando ero sempre assessore, sono andato qua in Colombia, ho fatto un protocollo tra il Veneto e la Colombia, perché il secondo paese di provenienza delle adozioni in Veneto sono proprio colombiani. Non avete fatto finire a Bressa di parlare però. Ecco il tema, so che quel momento lì c'è stato un inasprimento appunto per queste questioni che volevano la garanzia che fine certo. Fanno questi bambini, e noi siamo andati là apposta come istituzione regionale facendo un protocollo con l'Istituto del Benestar Familiare, che è quello che sì. sovrintende appunto le adozioni internazionali, per cercare di dire guardate che siamo una regione seria, poi i bambini che arrivano qua sono monitorati, in modo tale per dare le garanzie in più e quindi anche accelerare i tempi per dare appunto sicurezza, perché loro avevano appunto questi casi in giro per il mondo gravi, per cui loro ci tengono molto ai figli, perché hanno una cultura, i colombiani rispetto è una popolazione giovane, quindi hanno in grande Colombia rispetto non per si può lasciare posso... il bambino è molto spendono molto arrivano con gli aerei e quindi erano preoccupati di in che mani andassero a finire poi queste adozioni in tutto il mondo. Rapiscono, lo stai ascoltando con molto interesse, vedo che veramente che deve avere. Ma no, credo che sia le sollecitazioni del professor Casa, credo che siano, meritino un'attenzione e facciano meditare anche su il sistema di poteri che di fatto porta poi l'informazione a non occuparsi di questioni che riguarda, che in questo caso non hanno confini no. Però magari passano anche per l'Italia. C'è anche un aspetto, credo che l'informazione sicuramente deve avere dotazioni, ma deve avere anche giornalisti coraggiosi. E qui devo dire che non tutte le realtà editoriali hanno giornalisti che poi magari di persona rischiano per fare delle inchieste che possono rappresentare veramente, toccare dei nervi scoperti, ecco, dei nostri sistemi mafiosi, perché poi quando si parla di domani, ecco, il 19 luglio ricordiamo la strage di Via D'Amelio dove venne ucciso Oggi il giudice Borsellino e la sua scorta. E quando si parla di mafia, bisogna ricordare sempre che le mafie sono tante. E passano anche attraverso il Veneto, ci sono diversi tipi di mafia, ci sono le mafie politiche, quelle che sono agli onori delle cronache in questa fase per le inchieste sul Mose e su altre questioni venete, ci sono le mafie orientali, ci sono le mafie dell'est e ci sono le mafie che si rendono autrici anche di traffici di esseri umani che secondo me non dovrebbero avere cittadinanza non solo in Europa ma nel resto del mondo. Quanto all'affermazione che la colonizzazione avviene attraverso le religioni, ne abbiamo avuto contezza? Perché noi l'Africa l'abbiamo colonizzata con il cattolicesimo, l'anglicanesimo, il protestantesimo. È uno dei sistemi per entrare in un paese e aprire delle porte che possono essere meritevoli, utilizzate in maniera positiva, possono essere usate in maniera negativa. La religione spesso viene usata in maniera negativa, non solo quella musulmana ma anche quella cristiana, le crociate non sono nate per caso. Sì, beh, non sono però così d'accordo su questa lettura, io credo che è un po', se pensiamo centinaia di migliaia poi nella storia di persone che hanno dato la vita per motivi religiosi ma anche per sollevare quelle popolazioni da parte dei missionari, che ci sono molti veneti che sono stati nella storia e alcuni eroi che hanno difeso la popolazione, sono messi e hanno pagato con la vita. Insomma, non è che la religione è chiaro che spesso è stata usata la religione, certo. Spesso viene strumento usata. Un regno diventa un modo per controllare il potere, ma non è in sé negativa la religione. È chi ne fa uso e chi ne fa uso la religione. Però la religione porta messaggi di crescita al di là dell'aspetto trascendentale, anche di crescita e sviluppo della dignità della persona, e quindi credo su questo
non c'è dubbio che ci sono tantissimi che si battono tutti i giorni per fare questo. Semmai va posto un interrogativo forte sulla politica internazionale, sulla falsa esportazione di democrazia che spesso spacciamo, sui rapporti che abbiamo con i dittatori che sono buoni finché fanno i nostri interessi, poi diventano da demolire, poi lasciamo l'anarchia e lasciamo. Cioè, oggi c'è una mancanza di ordine che abbiamo, destabilizzazione del tuo Medio Oriente, dove c'è la complicità occidentale forte. E quindi oggi stiamo pagando le conseguenze di questa destabilizzazione che noi abbiamo fatto. Telefonata Valdegamberi, telefonata, perché chiedo scusa, mi mettono giù, altrimenti abbiamo già tutte le telefonate, hanno messo giù. Sentiamo che abbiamo in linea. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera, Marco da Padova. Prego, signor Marco. Mi senta, per il comunista che avete lei, finché ci sono i comunisti al governo, direttore, si ricordi che noi non smetteremo di avere extracomunitari, sono loro che li proteggono. Perché non li insegnano a fare meno figli quei imam che ha lì seduto comunista, che io li chiamo tutti i manchi, quei comunisti lì? Se va siamo bene, andati male, è colpa della CGL e di quei comunisti che abbiamo portato. Va bene, qui è un problema. Grazie, Marco. È un problema un po' più importante, Marco, dei comunisti della CGL, quello dell'immigrazione. Un problema più di mafia che del. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? 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 C'è? Mi dite la regia se hanno messo giù. Li ho fatti attendere. C'è o non c'è? Dovrebbe esserci, mi dico, riprovo. Pronto? Sento un rumore sotto. Pronto? La saluto. Mi sente? Diego mi dico. Diego. Sì? Oh, da pronto. Dove Diego? Da dove Diego? Da Tueville, provincia di Vicenza. Prego, Diego. Volevo ricordare una cosa, forse io ho acceso un po' tardi, però mi sembra che nessuno, per quanto riguarda l'arrivo di un numero esorbitante di minori, che forse a tutti è sfuggito un particolare, che la legge attuale sull'immigrazione, la 286 del 98, agli articoli 29 e 30, prevede il ricongiungimento. Quindi questi minori avranno poi il diritto di essere ricongiunti, cioè di farsi raggiungere da padre, madre e i parenti. Immaginate, da certe società che hanno un numero molto alto di minori, cosa ci arriverà in futuro. Quindi vuol dire, direbbe, per farlo, ho capito, per farlo capire ai nostri spettatori, arrivano i bambini senza i genitori, poi una volta che prendono la cittadinanza, usiamo questo termine perché sono minori, possono chiedere l'arrivo dei genitori, quindi questi arrivano via aereo. Agli articoli 29 e 30 vedrete sul ricongiungimento. Certo. L'ultima cosa, seconda cosa, per molto breve, vorrei ricordare, vedo che il signor Bressa avanza seri dubbi sul fatto della invasione organizzata da parte dei musulmani. Si vada a leggere i due libri della scrittrice egiziana, qui ha tolto la cittadinanza, che vive in Inghilterra, La Paz e Yor. Si lega Eurabia verso il Califfato Universale, edizione Lindau. Vedrà che lì si potrà convincere, se vuole, e l'Unione Europea, i loro vertici, da 30 anni che sono d'accordo con questo. Grazie, ci consiglio. Vado a vedere quei due volumi. Bravo, sì. Certo, grazie che del consiglio, lo leggeremo sicuramente. Antonio, ci danno anche dei consigli. Vuol dire che sono molto preparati i nostri telespettatori. È caduta l'altra linea, mi dici giusto, Elisabetta? Sono molte telefonate che sono interessanti. Adesso, nel collegare a questo, c'è un altro ragionamento, perché qui è passata più di un'ora e mezza rapidamente. Bene, che è una interessante, vero Mazzolini? Molto vivo il tema. Andiamo a vedere l'altra grafica, perché ieri, a Jesolo c'erano i Vucumpra che erano sulle spiagge, come accennavate voi. Se abbiamo le immagini, chiedo alla regia e me ne mette nel monitor, me ne mettete sul monitor grande. A un certo punto è arrivata la polizia o i vigili di Jesolo, e questi qui, nel vederli, sono partiti, sono andati tutti dentro in acqua con i borsoni, sono rimasti in acqua addirittura 6-7 ore, arrivano le immagini, sono rimasti in acqua, adesso eccole qui, guardate, sono lì, mettetemi anche nel monitor grande, grazie. Allora, eccoli, li vedete? Eccoli qua.
Questi che vedete sono tutti i Vucomprà, definiamoli così, e non è bello però sono così. Guarda. E vedete, ecco, adesso sono tutti lì e ci sono i vigili poi che sono in Rio. Sono stati lì 8 ore finché la polizia e i vigili non sono andati via, poi sono ritornati su. Tant'è che la gente che avete visto in spiaggia, nel vederli lì, qualcuno è entrato, li ha portato da bere e anche da mangiare, il paradosso di questo. Però perché questo problema? Perché c'è un problema di numeri, se andiamo nella pagina successiva, gli interessi, cioè il movimento di denaro che fanno questi Vucomprà in Italia, in Veneto, abbiamo messo in Veneto e a Padova, questo qua. Vedete, dunque, venditori abusivi in Italia sono dai 15 ai 18 mila, in media un ambulante irregolare ogni 4 imprese in regola. Stime del giro d'affari illegale in Veneto 480 mila euro, milioni, e a Padova tantissimi, 70 milioni, pare come davvero una parte importante delle aziende padovane. Sono cifre incredibili e questi ovviamente non pagano le tasse. Ovviamente no, e sono pagano, gestiti dal traffico criminale, questa no, è la cosa. No, nel senso non le pagano. Non le pagano, no, dicono perché. Ma è una catena che si collega all'immigrazione. Al traffico criminale. Ma non è questo, questo è l'anello finale. Sì. Sì. I fornitori non pagano le tasse. Certo, fornitori tutti. Esatto. Gli importatori non pagano le tasse. Tutti non pagano le tasse qui. Sì, questo è l'ultimo anello della questione. Infatti il problema di questi non è tanto essere presi dalla polizia locale, ma essere presi da chi fornisce loro il materiale, perché se non restituiscono il materiale passano ore veramente brutte. C'è un concetto nel presentarlo, poi c'è la pubblicità e poi lo approfondiremo. Ma sa qual è il meccanismo? Che gli danno in conto deposito la roba. Certo, no, però... No, e se non portano i soldi, li menano. Ah beh, chiaramente questo. Io garantisco, faremo un'inchiesta su questo. Allora vanno, gli danno un po' di cose, tornano qui i soldi, gliene danno delle altre e così vanno avanti. Ecco, la domanda è, prima la pubblicità sull'esaurimento faceva il professore, la domanda è, e qui davvero tutta la politica dovrebbe intervenire, con tutto il rispetto di questi Vucomprà, come faceva il professore. No, il dei professor. Commercianti del centro di Padova e di Verona, esatto, di tutti che pagano le questi tasse. Sono tassati in una maniera incredibile, in una maniera vergognosa a livello di tassazione. E questi? Ma posso fare una domanda anch'io? Dopo la pubblicità, tra poco.